Madre Maria, i tre giorni di buio, di Josemary Reisnauer, 15 luglio 2023. Ho detto a mia figlia che ciò che è nel mio cuore viene letto dal suo cuore. Abbiamo un cuore unito, quindi la purezza dei messaggi avviene con la vera identità della verità. Lei è mia figlia. Siete tutti miei figli e potete essere tutti con me allo stesso modo se solo esercitate questo amore per me. Veniamo a ciò che conta. Miei amati figli, vi state tutti preparando. Non c'è nulla da temere. Non c'è bisogno di rifugiarsi dalla paura, da qualsiasi situazione o circostanza che la terra offrirà in questo tempo di trasformazione. I tre giorni di buio di cui ho parlato a Fatima molto tempo fa sono ormai molto vicini. Tra pochi giorni terrestri, come leggiamo, vivrete qui. Il gigante è già molto vicino alla terra e quando lo spirito gigante si allineerà con la terra sarà inevitabile che non avrete il sole per alcuni giorni. Il magnetismo di questo grande spirito entrerà in accordo con il magnetismo della Terra, entrerà e interferirà con l'intero sistema planetario. Avrete l'aiuto dei vostri fratelli stellari, non preoccupatevi. Una squadra incommensurabile di esseri sta arrivando, è già qui. E opererà per conto di ogni anima che si trova sulla terra, dando loro l'aiuto, la guida e il sostegno adeguati affinché non ci siano errori. Il piano è perfetto ed è divino, quindi non c'è nulla da temere o da dubitare. In queste zone durerà circa 3 giorni. Questo tempo di 3 giorni non deve essere esattamente 3 giorni, e certamente non sarà nell'esatto riconoscimento che avete di quel tempo, ma durerà finché durerà. La morte del grande spirito richiederà poche ore. In quel momento non ci sarà luce sulla terra e la maggior parte di voi verrà messa a dormire. Alcuni saranno in uno stato profondo e altri meno. Coloro che saranno messi a riposo, a dormire, lavoreranno, riceveranno tutto ciò di cui hanno bisogno e in questo momento ci sarà una profonda rivalutazione di ogni anima. Tutti coloro che non sono preparati, se dovessero rimanere così, soffrirebbero molto, perché in questo momento non sono in alcun modo compatibili con l'evoluzione della Terra. Non si ritroverebbero. Si sentirebbero spiazzati e molti soffrirebbero se rimanessero qui. Molti di loro saranno portati sull'altro pianeta. Il grande spirito raccoglitore porterà queste anime ad una nuova alba dei loro giorni, affinché abbiano l'opportunità, nella giustizia divina, di continuare la loro evoluzione. Sarà data loro ogni opportunità, lo sanno tutti. Coloro che non dormiranno durante questo processo saranno i nostri guardiani e si manterranno semisvegli o svegli in una grande veglia di preghiera permanente. Abbiamo bisogno di coloro che sono disposti a non dormire per poter pregare in modo permanente durante l'intero e necessario ciclo di allineamento terrestre. Avrete tutto il sostegno di cui avete bisogno. Gli effetti causati di questa condizione terrestre, materialmente parlando, saranno ridotti al minimo per quanto possibile. Ci saranno cambiamenti geografici, sì, ma tutti all'interno del più grande piano divino. Qui non accadrà nulla che comprometta il piano divino. Per questo abbiamo e contiamo sugli angeli delle stelle, perché hanno lo spazio e il tempo di ogni anima. Dove sarete e non preoccupatevi del luogo dove sarete.
In questo momento è dove dovete essere. Nulla sarà al di là del raggiungimento della perfezione divina in questo momento. Continuerete a prepararvi, vi state preparando e quando tutto accadrà saprete come agire e cosa fare. I vostri fratelli stellari sono già qui, non arriveranno, sono già tra voi e molti di voi inizieranno a vederli. Parlerete attivamente con loro e questa sarà una nuova realtà. Vivrete per un certo tempo in unione comune. Le frequenze si stanno aprendo sempre di più. Il pianeta è pronto. Preparatevi ad essere pronti anche voi. Ma non preoccupatevi di nulla, perché tutto funzionerà alla perfezione. Tutte le anime saranno assistite, esattamente dove ne hanno bisogno, in modo che possano continuare la loro evoluzione, esattamente in base a dove sono qui, come il livello, il grado di comprensione, il grado di coscienza che hanno e che hanno qui, sarà così. Molti di voi si chiedono, cosa succede con quelli che non hanno rigenerazione? Vi sbagliate, figli miei, tutti sono soggetti alla rigenerazione. Quello che si dimentica di menzionare è il grado di evoluzione e come sarà il momento della rigenerazione di ogni anima. Naturalmente tutti avranno un'opportunità. Tutti avranno un'opportunità che si adatta al loro tempo. Il grande spirito prenderà la maggior parte degli esseri, ma alcuni, una piccola percentuale, saranno portati in terre molto, molto lontane. Solo gli esseri dal cuore puro vivranno sulla terra e quando tutto accadrà, la terra inizierà un nuovo ciclo di vita nella quinta dimensione. Ci sarà molto lavoro. Lo sforzo sarà ancora grande perché dovrete iniziare una nuova vita secondo un altro modello. Ma, ripeto, non preoccupatevi di nulla, perché tutto sarà come deve essere e saprete come farlo. Questo è. Non capirete da dove viene questa comprensione, ma da un giorno all'altro saprete chi siete, perché siete qui e perché avete continuato su questo pianeta Terra. Così come tutti coloro che si risveglieranno dall'altro lato dell'esistenza, sapranno di non essere sulla Terra. Molti sapranno di non essere sulla Terra e di essere su un altro piano per continuare la loro evoluzione. I sentimenti saranno ridotti al minimo, sia per coloro che sono qui e resteranno, sia per coloro che viaggeranno su altre terre e altri mondi. Tutti saranno assistiti, non ci saranno punizioni, perché questo è il piano di esistenza. Coloro che saranno sulla terra non potranno vivere in armonia a spese della sofferenza di coloro che non sono più qui. Il piano divino è al di là della vostra comprensione e c'è ancora molto da vivere e poco da chiedere e da capire. Accettatelo nel vostro cuore e credete che il piano divino è perfetto e che tutto sarà assistito dai vostri fratelli stellari, angeli stellari. Ricordate che tutto ha un inizio, una continuità e un ciclo di chiusura. La Terra sta completando la chiusura di un grande ciclo, come ho detto qualche giorno fa. Sapete che è diverso, ma vivete ogni giorno come se fosse la migliore opportunità per vivere una nuova coscienza e reimparare la vera espressione solo attraverso la scelta dell'amore. Maria, vostra madre, con tanto amore, io sono. Traduzione e voce Marina.